Come cambia il racconto della notizia ai giorni d'oggi in un mondo sempre più tecnologico? È uno dei tanti argomenti affrontati questa mattina durante un convegno organizzato all'Istituto Superiore Cardarelli su giornalismo ed economia. Presenti il direttore del quotidiano La Nazione, Agnese Pini, e Marco Ferrando, responsabile economia e mercati del Sole 24 Ore. Tra i tanti punti emersi, il nuovo modo con il quale il lettore si approccia alla notizia. Una volta il flusso delle informazioni aveva solo una direzione che passava dai giornali, dai giornalisti al lettore, oggi è il lettore che decide autonomamente come informarsi, mettendo sulla stringa di ricerca di Google la parola chiave che rappresenta il settore su cui lui è più interessato. Quindi ecco, cambia l'approccio e noi dobbiamo sempre di più capire questo nuovo meccanismo che regola l'informazione. Nel mondo dell'economia invece si punta soprattutto all'approfondimento e alla spiegazione per far capire fino in fondo le notizie che spesso vengono eccessivamente semplificate. Oltre alla comunicazione e all'informazione veloce, quello che credo noi, insomma, al Sole ma non solo, crediamo sia importante avere dedicare del tempo per ricevere anche dell'informazione di qualità che cerca di spiegare le cose come stanno, andando un po' oltre all'informazione al volo, cotta mangiata, che non dice tutto. In un periodo dove si parla quotidianamente di poteri forti che decidono l'andamento dell'economia, Ferrando evidenzia come l'essere informati rappresenti una forma di potere importante e accessibile a tutti. Che noi spesso o ci lamentiamo oppure denunciamo della presenza di qualcuno che decide per noi. Questo forse alle volte è vero, ma è anche vero che anche noi con le nostre scelte di spesa, di risparmio, di investimento esercitiamo un potere che deve essere informato, perché è un potere da cui dipende il nostro futuro e il futuro degli altri. Quindi non sempre è colpa di qualcun altro, è merito di qualcun altro se le cose ci vanno bene o ci vanno male, ma può essere nostro. Ed è proprio quello di informare l'obiettivo dell'iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione Carispezia, che prevede la lettura dei quotidiani all'interno delle aule scolastiche. È sicuramente importante, l'abbiamo ribadito ai ragazzi, perché bisogna essere consapevoli delle scelte che facciamo e quindi riuscire a leggere insieme ai professori, che sono un aiuto anche per i ragazzi nella lettura, può essere sicuramente un buon modo per essere informati con consapevolezza sul mondo e riuscire anche a partecipare meglio alle scelte del nostro paese.